Perché esposizione molto chiara, che è riuscita a fare sintesi di una complessità notevole. Grazie anche per aver ricordato il lavoro sull'importanza del tema della programmazione, l'SSPC, lavoro nato quando ancora lavoravo in Lombardia e che poi è diventato patrimonio del sistema, e anche per aver ricordato il tema molto delicato dei controlli. Lo ha detto Francesca parlando dei sottosoglio, delle RIR, ma possiamo estenderlo, insomma, il tema del controllo delle piccole realtà produttive, che sono spesso più delicate, più sensibili, come sappiamo. Mentre invito Giuseppe Bartarino, magistrato, consulente della commissione bicamerale, manager, molte altre cose, mio amico peraltro, a raggiungerci. Per il suo intervento, che in qualche modo affronta proprio anche questo tema della complessità, no? Che emerge dal rapporto che ci ha illustrato Francesca Minniti, complessità di numeri, di articolazioni, di tipologie produttive, di diversità territoriali, complessità tecnica e complessità normativa. Ecco l'intervento di Giuseppe Battarino sul governo della. Grazie per l'invito e per l'occasione di essere qui a ragionare insieme su questi temi assolutamente fondamentali e appassionanti per me e per la mia esperienza. Mi scuso per la voce non piena, vi assicuro che ieri era totalmente inesistente, quindi è andata bene. Che cosa vorrei cercare di dire? Vorrei cercare di dare degli spunti di ordine generale che possono sembrare di tipo culturale o teorico, ma che poi mi auguro vediate sono anche di tipo giuridico e organizzativo, sono due cose che stanno insieme, dunque con delle derivate pratiche che spero e mi auguro possano essere colte. Aggiungerò qualche, in maniera non descrittiva ma in maniera evocativa, qualche cosa che riguarda l'esperienza di questi anni di lavoro in commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, che come dire, intanto, visto con chi siamo e dove siamo, ci hanno portato a contatto in maniera produttiva, estremamente produttiva, sia con il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, sia con l'Arma dei Carabinieri, per evidenti motivi, ma ripeto, in maniera estremamente fattiva e produttiva. Mi dà una fine della presentazione, questo è incoraggiante. Dopo la prima. Intanto dal punto di vista di una impostazione di tipo teorico generale vorrei proporvi alcuni temi sintetici. Intanto noi quando parliamo di governo, nel senso in cui lo ricordava anche Luca Marchesi, parliamo evidentemente di un quadro anche costituzionale in cui si confrontano iniziativa economica privata, utilità e danno sociale. Utilità sociale che la Costituzione vuole per la proprietà privata, per l'esercizio delle facoltà connesse alla proprietà privata, ma anche a fronte del riconoscimento costituzionale della iniziativa economica e dunque del suo quadro di composizione. Non è soltanto l'articolo 41 che è il più noto della Costituzione in questo senso, ma ci sono una serie di norme collegate. A me piace ricordare, per esempio, che nell'articolo 44 se ne parlava prima di un tema fondamentale, enorme, tutti quanti lo sappiamo, quello delle bonifiche. La parola bonifiche c'è nella Costituzione, nell'articolo 44. È vero che si riferisce alle bonifiche tipo quella dell'Agro Pontino. Ma io non immagino che qualche fantasioso giurista possa anche pensare a una copertura costituzionale del tema delle bonifiche, così come noi dal punto di vista dei siti industriali dismessi, ahimè, la conosciamo, la pratichiamo e la governiamo. Il tema è quello delle tecniche, perché di tecniche si tratta, di composizione dei conflitti tra soggetti, tra valori. Se dico Ilva ci capiamo tutti e capite come. Dal tema dei controlli al tema del bilanciamento dei valori costituzionali ci sia un continuum, ma anche, e vengo a un tema che vorrebbe essere un pochino più concreto, all'organizzazione delle competenze, non come direbbe un giurista alla ripartizione delle competenze, ma all'organizzazione delle competenze. Guardate, c'è come dire, una tendenza legislativa che a me sembra di poter paragonare a quella di una cucina, di una grande cucina stellata, in cui c'è lo specialista degli antipasti, lo specialista degli arrosti, lo specialista dei dolci, il pasticcere,
nei singoli campi di intervento legislativo e ognuno fa l'intero menù, senza avere uno chef, cioè un coordinamento normativo che tiene insieme e fornisce un menù. A che cosa mi riferisco? Quando noi parliamo di controlli, sappiate che il vecchio arnese costituito dall'articolo 13 della legge 689 dell'81, che è il corpus sulle sanzioni amministrative, disciplina controlli e ispezioni. Come? Compatibilmente con quello che c'è nel decreto legislativo 152 del 2006, con quello che si sta organizzando, è da vedere, però è da considerare che esiste questo impianto normativo. Le varie costellazioni che prevedono ispezioni e controlli nell'ambito del testo unico ambientale e l'articolo 5 che riporta dal punto di vista definitorio il tema dell'ispezione ambientale sono in qualche modo compatibili con quell'arnese, ma soprattutto sono compatibili con l'idea che c'è nell'articolo 29 del testo unico, ma anche in altre fonti, dell'avvalimento da parte del Ministero di ISPRA e poi di ISPRA o del sistema, perché anche questo è cambiato profondamente. Ed è cambiato profondamente sotto un profilo che anche dal punto di vista della disciplina costituzionale è sicuramente rilevante, perché il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale ha in sé, reca in sé strutturalmente una componente regionale che probabilmente dal punto di vista dell'articolo 117 della Costituzione va tutta ripensata. Ecco perché sono pensieri in corso sui quali il sistema dovrà lavorare molto, dovrà lavorare con grande competenza, evidentemente sulla base della legge 132, ma anche parliamo di attività di polizia giudiziaria, ma anche di attività significativamente più complesse, e la relazione del generale De Laurentiis ce l'ha detto con assoluta efficacia, relazioni molto più complesse delineate dalla legge 124 del 2015, ma soprattutto dal decreto legislativo 177 del 2016. Quando ascoltavo prima il generale De Laurentiis, notavo che venivano riprese, parlando del protocollo d'intesa, alcuni passaggi della normativa che attribuisce al Comando Unità per la Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare anche compiti nell'ambito dei controlli, anche compiti particolarmente affascinanti nel campo dell'educazione ambientale, compiti che legano altre norme, di concorso al soccorso pubblico e alla protezione civile. Il campo dell'incolumità pubblica e della tutela ambientale è largo ed è articolato. Insomma, un quadro sufficientemente articolato per impegnare seriamente a una riflessione di tipo giuridico sulla organizzazione delle competenze. In quale quadro, in quale contesto e con quale obiettivo? Io uso delle immagini, delle grafiche che ho usato in altri contesti per parlare del tema delle sanzioni, ma che ho scoperto mi vengono molto utili per parlare del tema dei controlli. Noi lavoriamo nelle rispettive competenze sull'impatto antropico. Se vogliamo sintetizzare, di questo ci occupiamo. Perché ce ne occupiamo? Perché esiste una regolazione e limitazione delle attività. Se non ci fosse una regolazione e limitazione delle attività di impatto antropico, andremo a fare un'altra cosa. Questo comporta dei controlli, questo comporta delle eventuali sanzioni. Tradizionalmente questo sistema veniva ritenuto inefficiente perché portava a una riproduzione di comportamenti negativi o comportamenti di non corretta impatto antropico rispetto alla regolazione delle attività. Qual è la novità di sistema portata dalla legge 68, potenzialmente, ma anche forse attualmente dalla legge 132 e dalle varie modifiche che si sono succedute nel testo unico ambientale? Che si tende a distinguere un impatto antropico lecito, che è quello dell'impresa, che è quello del cittadino, che è quello sottoposto al controllo, da un impatto antropico strutturalmente illecito, che è quello della criminalità ambientale. E nel sistema dei controlli ordinari, il controllo retroagisce positivamente sulla regolazione delle attività, la sanzione retroagisce positivamente sul controllo e sulla regolazione delle attività. E tutto si tiene, in sintesi. Altro è il contrasto alla criminalità ambientale, altro è il sistema dei controlli. Che poi le due cose vadano insieme, ce lo dice anche l'articolo 29,
14, ma anche altre norme che poi citerò sulla scia di quello che abbiamo sentito da Francesca Minniti. Perché la legge 68 funziona in questo sistema complessivo dal punto di vista normativo, organizzativo e di organizzazione delle competenze? Perché risponde a questi criteri di presupposti costituzionali di un diritto penale minimo. La legge 68 funziona perché può funzionare, perché è percepita come potenzialmente funzionante. Questo è un messaggio anche per il sistema nazionale, che ha uno strumento potenzialmente funzionante, ma che è esso stesso un sistema potenzialmente funzionante e che dunque può rispondere a questi criteri di efficacia anche costituzionalmente orientata. Esempi rapidissimi, due, e meno rapido un terzo, di intersezione tra il tema dei controlli e attività amministrativa e attività giudiziaria. È chiaro che il pubblico ministero è il dominus della qualificazione giuridica del fatto quando iscrivi una notizia di reato, ma non può che essere il padrone, in senso funzionale e di servizio evidentemente, di un contenuto che gli viene offerto, un contenuto che gli viene offerto dalle polizie giudiziarie, ma anche dal sistema nel continuum tra attività amministrativa ed eventuale attività di rilievo e scoperta di notizie di reato. Ma allora chi fornisce la notizia di reato deve già orientare il pubblico ministero a una visione funzionale del procedimento penale in materia ambientale. Il procedimento penale in materia ambientale va da contravvenzioni formali a ormai, con la legge 68, reati di danno di particolare incisività. Dunque il first responder, che può essere l'agenzia, che può essere il sistema nazionale, deve avere una capacità di visione prospettica di tutto quello che riguarda la violazione in materia ambientale. E quindi già orientare addirittura all'iscrizione della notizia di reato eventuale da parte del pubblico ministero. Altro tema, il sequestro. Che cosa facciamo quando c'è un sequestro? Inneschiamo dei meccanismi che non sono quelli del sequestro, cioè io ho fatto il pubblico ministero di strada, il sequestro di 100 grammi di cocaina è una cosa, molto più facile del sequestro di un impianto a fronte di un delitto ambientale, evidentemente. E allora ci vuole anche qui una visione funzionale del procedimento penale, bisogna saper gestire interventi ripristinatori già in fase di sequestro, bisogna attivare, se del caso, lo strumento che è l'articolo 85 delle disposizioni di attuazione del codice penale, che è la restituzione con prescrizioni. Già la parola prescrizioni ci fa capire quale sia la complessità intrinseca della gestione di un sequestro in materia ambientale. Ma se parliamo di intersezioni, dobbiamo parlare in maniera un po' più diffusa del titolo terzo bis del decreto del testo unico ambientale, quello su cui si esercita il sistema nazionale, si esercitano le agenzie. Allora io ho trovato molto gradevole, e Francesca Minniti l'ha ripetuto dal punto di vista terminologico nella sua interessante relazione, ho trovato molto gradevole sentir parlare di non conformità sanzionate amministrativamente e non conformità sanzionate penalmente. Allora, a un purista del diritto il termine non conformità non dovrebbe piacere, a me invece piace. Perché mi piace? Perché delinea una situazione in cui c'è esattamente quel continuum. Tu vai e puoi trovare delle non conformità, termine generico, che si declinano in termini di eventuale illecito amministrativo, in termini di eventuale illecito penale, ma non finisce qui, perché lo stesso articolo 29-14 richiama l'articolo 483 del codice penale nel caso vengano forniti dati falsi, e quindi c'è un vero e proprio delitto che si innesta su un eventuale illecito amministrativo, potenzialmente. Ma c'è anche, in forza della legge 68, c'è anche il tema dell'impedimento del controllo, e dunque un reato gravemente sanzionato che si innesta sull'attività amministrativa di controllo. Ma non finisce, perché io posso verificare una violazione formale, ma contestualmente verificarne degli effetti di tipo sostanziale e concreto che possono
a partire dal controllo e da una non conformità, uso ancora questo termine, delineare un delitto di inquinamento ambientale o addirittura di disastro ambientale, il continuum è di questo tipo. D'altro canto, nel lavoro e nella complessità del lavoro del sistema nazionale, ci possono essere impatti con, qui non uso più non conformità, parlo di reati, reati di pura condotta, reati di evento, fatti di pericolo, fatti di danno, e siamo sul penale, ma quando dico danno anche in senso civilistico e danno ambientale. Allora tutto il tema del danno ambientale derivante da condotte a vario titolo illecite è una prateria su cui siamo in un posto di magnifici cavalli, cioè i cavalli del sistema potranno galoppare, dovranno galoppare necessariamente in questa complessità. Come poi tutto questo precipita nella realtà? Allora, vi mostro rapidamente in maniera, come vi dicevo, evocativa, alcune realtà incrociate nell'attività della Commissione. Quello che vedete sulla destra è il residuo di alcune decine di migliaia di tonnellate di scorie di fonderia provenienti dall'Australia e finite, il direttore generale Bratti, già presidente della Commissione, sa di cosa parliamo, e finite in un paesino in una valle del Bresciano. Ora, che in un paesino di 1500 abitanti non ci si accorga che arrivano decine di migliaia di tonnellate di scorie è quantomeno improbabile. Allora c'è un problema di controlli e di pianificazione dei controlli, ma c'è anche un problema, e torniamo a quello che veniva detto prima, di educazione sociale alla percezione del valore dell'ambiente. Altro tema, siamo negli idrocarburi. È chiaro che se si devono confrontare, altra esperienza della Commissione, si devono confrontare una ARPA regionale in difficoltà strutturali per sue vicende storiche e una grande azienda che si occupa di estrazione e produzione di idrocarburi, il tema diventa sensibile, con il rischio di creare una default del sistema amministrativo e una overreaction del sistema giudiziario, perché è una sorta di vaso comunicante che soffre delle disfunzioni. Ancora, questo è il porto della Spezia. Questo è il porto della Spezia, relativamente al quale si è avuta la prima sentenza della Corte di Cassazione in materia di inquinamento ambientale, che ha affermato l'esistenza del delitto di cui all'articolo 452 bis. Ma che cosa è successo? È successo che una buona attività di controllo di polizia giudiziaria è arrivata fino a questa affermazione giuridica della Cassazione, fondamentale per le sorti successive della legge 68. Certo che però ci sono dei fenomeni, e rimaniamo in acqua, che difficilmente sono governabili o per globalità o per complessità intrinseca attraverso il sistema nazionale e attraverso il governo amministrativo dei processi. Questo è il porto di Ravenna, dove vengono a essere abbandonate delle navi provenienti dall'Oriente o dall'Est con armatori fantasma che fanno un ultimo viaggio di rinfuse, ottengono il massimo dei risultati, abbandonano nave ed equipaggio e sono introvabili. Allora come si reagisce rispetto a una violazione di norme ambientali palese e rispetto a un problema così complesso? Evidentemente il problema è globale. C'è stata nella scorsa 17ª legislatura una proposta di legge non arrivata a compimento proprio su questo tema, però questo vi dimostra come un tema globale precipiti su una realtà locale. Altro tema sensibile, nella nostra inchiesta della Commissione sul ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, sugli illeciti ambientali nel Lazio, a un certo punto abbiamo chiesto all'amministrazione di Roma che cosa succederà nei prossimi anni, attesa la situazione attuale. Una delle risposte è stata che nei prossimi anni la capacità di trattamento autonomo di AMA, cioè della città di Roma, passerà dal 20 al 29%. Lascio a voi immaginare che cosa in termini di ricaduta ambientale negativa questo possa significare.
No, perché poi c'è tutto il tema dell'impiantistica come impiantistica collocata nei cicli industriali, compreso il ciclo dei rifiuti, su cui l'attività amministrativa può incidere ovviamente in maniera ridottissima o nulla, evidentemente. Altro tema, questo è un intervento di ARPA Lombardia su un incendio in un impianto di trattamento di rifiuti a Sesto San Giovanni. Il giallo è il posizionamento del campionamento e lì vedete il focolaio dell'incendio. Tema degli incendi degli impianti di trattamento dei rifiuti, che è stato uno dei temi trattati in un'inchiesta della Commissione, questo è un dato statistico, è un tema evidentemente emergente, è un tema sul quale noi abbiamo intercettato una sorta di sincronia viziosa tra controlli preventivati e incendi che si sviluppavano. Non siamo arrivati come Commissione a una conclusione univoca, ma certamente c'è qualche cosa che rende sensibile il tema, perché non è più la terra dei fuochi, questi sono i grafici degli eventi della terra dei fuochi a interessarci, ma sono questi numeri e soprattutto questa ripartizione territoriale degli incendi, per cui anche dal punto di vista della definizione dei livelli essenziali, i fenomeni emergenti in qualche modo credo che vadano attentamente considerati. Che cosa possiamo dedurre? Non solo dal quadro normativo, ma anche dalla operatività del sistema nazionale e di ISPRA, di cui il rapporto reca un esempio importante e significativo. Beh, intanto deduciamo qualche cosa dal punto di vista della, io lo dico da giurista, della teoria dell'interpretazione. Ci possono essere forme di interpretazione letterale delle norme, ma ci dovrebbero essere delle forme di interpretazione teleologica, sistematica delle norme che portano avanti. Allora, se io devo aspettarmi qualche cosa dalla legge 132 del 2016, posso pensare di aspettarmi qualche cosa aspettando i decreti attuativi, di aspettarmi qualche cosa aspettando nuovi interventi normativi, oppure di aspettarmi qualche cosa dall'esercizio dell'autonomia organizzativa di ISPRA e del sistema nazionale attraverso il suo Consiglio nazionale. E credo che margini di intervento dell'autonomia organizzativa di ISPRA del sistema nazionale ve ne siano e in qualche modo debbano essere esercitati. Anche perché io qui scrivo, il sistema è destinato a divenire fonte, ma il sistema è oggi già fonte e deve rivendicare l'essere fonte di conoscenza istituzionale. È un sistema che si colloca in un contesto nel quale le attività di pubblica amministrazione attiva devono partire da una fondatezza tecnico-scientifica. E chi la dà questa fondatezza tecnico-scientifica dei provvedimenti amministrativi se non un sistema deputato a fornire queste conoscenze istituzionalmente? Ci sono alcune derivate organizzative operative delle quali riconoscete tutti i temi di cui si parla. La pianificazione documentata delle attività di, io ho voluto chiamarla amministrazione conoscitiva, anche qui per i puristi del diritto amministrativo non è un bel termine, ma mi piace chiamarla così. Esiste una forma di amministrazione conoscitiva, di acquisizione di informazioni fondate e come tali da diffondere anche ai cittadini, perché c'è un problema di sfiducia dei cittadini che va in qualche modo superato. E allora questa amministrazione conoscitiva, ho provato a scrivere degli appunti con dei verbi, allora ve li declino tutti in maniera tale che poi scegliete voi. Dall'amministrazione conoscitiva traggono origine, oppure si diramano, oppure si fondano, oppure tutto insieme, le altre attività di amministrazione attiva e di controllo. È chiaro che il sistema dei controlli produce una retroazione conoscitiva, che il rapporto lascia ipotizzare. L'altra cosa è lo scambio simmetrico di dati con polizia giudiziaria e autorità giudiziaria, se ne è parlato, ci sono protocolli, altri ce ne saranno, ma credo che questa sia la strada. Anche perché io vorrei richiamare la vostra attenzione in termini, come dire, un pochino più progressivi, sul valore dell'articolo 13 della legge. L'intervento, io appartengo a un potere dello Stato che esercita una forma di intervento sul potere legislativo, di collaborazione col potere legislativo attraverso il Consiglio Superiore della Magistratura, molto opinabile, molto discusso, che ha creato una serie di problemi, ma qui c'è qualche cosa di più potente nel campo della legislazione ambientale. C'è un potere di iniziativa,
che può essere esercitato dal sistema nazionale. E questo potere di iniziativa evidentemente necessita ancora una volta, e siamo allo stesso tema, di conoscenze. Vediamola dal versante dei cittadini. Dal versante dei cittadini evidentemente c'è un problema di conoscenza. Io qui ho richiamato una vecchia sentenza fondamentale della Corte Costituzionale che dice sostanzialmente, quello sulla buona fede nelle contravvenzioni, qualcuno di voi conosce, che dice che il cittadino rispetta l'ordinamento se l'ordinamento lo mette in grado di essere compreso. Allora, in questo campo ambientale, in cui è stato ricordato prima, c'è il dialogo con la grande e strutturata impresa, ma c'è anche il dialogo con la microimpresa, che magari non ha la copertura associativa, che io ritengo fondamentale. Quindi c'è una dinamica molto ampia. Il cittadino, ma anche il cittadino destinatario della tutela dell'ambiente, deve essere posto in condizione di capire, di comprendere. E allora mi piace molto, riprendo testualmente un'espressione contenuta nel rapporto, laddove si dice che il lavoro del sistema e di ISPRA è destinato ad assicurare omogeneità ed efficacia nell'esercizio dell'azione divulgativa dell'informazione in campo ambientale. Mi piace molto proprio come è scritta questa cosa, perché esprime molto bene un vero e proprio programma. Vogliamo pensare molto alto il tema della tutela del cittadino rispetto ai pubblici poteri in un ambito come questo è disegnato nella Convenzione sui diritti dell'uomo in due proposizioni, ma questo ci serve soltanto come passaggio argomentativo per dire che un lavoro serio è un lavoro finalizzato, ed il lavoro del sistema è serissimo, a questi risultati, a una conoscibilità che fonda il rispetto dell'ordinamento. E questa è una chiave possibile di lettura del lavoro, una delle possibili chiavi di lettura del lavoro sul sistema dei controlli. Il tema della prevedibilità è un tema ricorrente in secoli di storia del diritto. Noi adesso diamo per scontato che ci siano dei codici, ma la richiesta di una codificazione è una richiesta che arriva 3 secoli fa per la prevedibilità dei comportamenti dei poteri pubblici. D'altro canto c'è un processo storico ancora in corso di riconduzione della pubblica amministrazione a una sorta di soggettività paritaria rispetto a tutti i cittadini, agli enti esponenziali e ai soggetti collettivi. Allora questo porta a un affievolimento del potere d'imperio dell'amministrazione pubblica a favore di un esercizio dell'amministrazione attiva fondato, e nel nostro caso fondato sulla conoscenza e sulla scientificità dell'approccio. Questo tra l'altro porta in termini molto più pratici la fondatezza dell'approccio, la scientificità dell'approccio alla riduzione del contenzioso giurisdizionale. E ancora una volta buona amministrazione attiva vuol dire poca giurisdizione, e noi siamo dell'idea che ci debba essere poca giurisdizione e molta buona amministrazione attiva. E peraltro questo lancia anche il tema dell'accountability, che è ancora cosa diversa, ma che a sua volta retroagisce su questi sistemi. D'altro canto considerate che all'interno dell'ordinamento giudiziario, quindi del mondo da cui provengo, l'articolo 6 dell'ordinamento giudiziario prevede delle forme di coordinamento affidate alle procure generali, alla procura generale della Corte di Cassazione, che sono e saranno, che vengono esercitate in materia ambientale, concretamente, e che saranno decisive nel prosieguo. Perché? Sono aneddotico prima di avviarmi a concludere. Perché, allora, è difficile pensare di poter sostenere un sistema nel quale due circondari giudiziari vicini sulla stessa grande opera ragionano in termini divaricati. E credo che abbiamo tutti capito di quale grande opera si tratta. La chiamiamo col suo nome, la variante di Valico. In Emilia e in Toscana i circondari giudiziari ragionavano diversamente, quindi una sorta di conciliazione ci deve essere, ma anche in maniera molto molto più aneddotica, e qui senza parlare dei territori, di fronte al soggetto proveniente dall'agenzia regionale che prende le buone linee guida prodotte da una procura della Repubblica, bussa alla porta della procura della Repubblica che è nella stessa regione ma che non c'entra e dice...
ma magari si potrebbe fare così, la risposta è ci sono re e regine. Non faccio una questione di sessista, non dico chi era il re e chi era la regina, ma il re o la regina ricevente ha detto quello fa il re a casa sua, io faccio la regina e il re a casa mia. Non può funzionare così. Ed ancora, guardate che nel mondo giudiziario si sta andando, per esempio, ed è frutto della legge 103 del 2017, la cosiddetta riforma Orlando, a forme di precedente vincolante, il nuovo articolo 618 del codice di procedura penale. Cioè il problema della rete, dell'omogeneità e della prevedibilità è un problema sensibile. D'altro canto c'è anche un tema del simbolismo che è attuato, per esempio, adesso, negli scorsi giorni, dal decreto legislativo 21 del 1 marzo 2018, che, come voi saprete, ma come tutti facciamo difficoltà a impattare, ha eliminato l'articolo 260 del testo unico ambientale. Non nel senso che ha eliminato il delitto, ma nel senso che l'ha riportato nel codice penale, perché ha ritenuto che quel delitto non debba essere un 260 di una legislazione speciale, ma debba essere una norma del codice penale nel contesto dei delitti ambientali della legge 68. Sono tutte tendenze che non sono tendenze culturali, sono tendenze che diventano operative, pratiche, concrete, rispetto alle quali bisogna misurarsi. Concludo. Qualcuno parla di leggi photo opportunity, cioè le leggi fatte per rispondere a un bisogno. Allora, spesso ci sono anche delle risposte amministrative di tipo photo opportunity. Faccio vedere che intervengo perché questo tema è sensibile. Ovviamente non è questo di cui stiamo parlando e non è questa la prospettiva del sistema. Bisognerà dare contenuto giuridicamente corretto a forme giuridicamente prescritte, il grande tema, attraverso un'organizzazione adeguata che preveda dei centri di comunicazione e controllo adeguati da questo punto di vista. E dico che in un'epoca di malintesa velocità e invece di purtroppo reale approssimazione, un lavoro serio come quello che oggi stiamo apprendendo non produce conferenze stampa, ma produce qualche cosa di utile per i cittadini e per le istituzioni. Grazie.